Alessio Quaggio, autore della doppietta che ha deciso il derby dell'Alto Milanese sabato con l'Arconatese. Una vittoria importante per ripartire subito dopo il KO di Franciacorta. Sì, è una vittoria importantissima perché nelle infrasettimanali di giovedì abbiamo fatto veramente una figuraccia e ci volevano subito riprendere e vincere appunto il derby che abbiamo giocato sabato sera per restare lì in quella zona che a noi interessa tantissimo, quindi la zona playoff e fare molto bene come stiamo facendo adesso. Quindi abbiamo dato dimostrazione che è stato solo un caso, adesso testa la prossima battaglia di domani e così via, le ultime quattro gare. Tutte da vincere per arrivare nei playoff. Quando sei uscito nel recupero, è arrivata la standing ovation del Mari. Ti aspettavi, quando sei arrivato nel mercato invernale, di entrare così in fretta nel cuore dei tifosi Lilla? Ma ti dico la verità, no, anche perché ho detto vado lì, è una sfida, mi metto in gioco, come ti ho detto tantissime altre volte, però non pensavo appunto di entrare così tanto nel cuore dei tifosi e ti ho detto do sempre il massimo, ho dato sempre il massimo. Qualsiasi cosa faccio do il massimo, quindi sono arrivato proprio in punta di piedi col dire do il massimo, mi metto in gioco e vediamo come andrà questa stagione. Infatti, quando sei arrivato, tutti pensavamo erroneamente a questo punto che ti ci voleva un po' di tempo per abituarti alla categoria. Invece, sei stato subito decisivo. Sbagliavamo noi o sei maturato più in fretta del previsto? Ma anche i miei compagni mi hanno dato una grandissima mano a inserirmi nel gruppo benissimo e poi anche lo staff come prepararmi, poi con la sosta che abbiamo avuto con tanti positivi, io fortunatamente non ho avuto il Covid, quindi diciamo sono entrato bene bene in questa squadra allenandomi e ascoltando tantissimo i giocatori con più esperienza che ci sono qui, di cui Gasparri del mio reparto, Ravasi del mio reparto, che sono quelli che mi danno un po' più una mano, essendo tutti e due attaccanti. E mi danno un po' una mano, quindi anche un ringraziamento va soprattutto a loro, anche perché mi hanno fatto inserire veramente bene nel gruppo. Ecco, visto che li hai citati, mettiamo un po' di pepe. Gasparri ha fatto il primo assist e Ravasi il secondo. Qual è stato il più bello? Ha messo tutte e due delle palle veramente grandiose. Credo che, vabbè, Gasparri mi abbia fatto un cross bellissimo, però Ravasi nella seconda palla ha veramente messo una palla d'oro. Tra l'altro, due smarcamenti diversi, perché nel primo sei arretrato per toglierti dalla marcatura del centrale, quindi poi col terzino hai avuto il mismatch aereo a tuo Sì. vantaggio. Nel secondo invece è stato proprio il difensore che ha bucato l'anticipo, quindi ti ha un po' spalancato la strada, è stato un po' più facile segnare. Sì, dai, diciamo che ho anticipato anche il portiere, quindi ti ho detto una palla di Ravasi d'oro, ho anticipato il portiere, quindi è stato un po' più facile il secondo. È il primo un po' più difficile, anche perché veniva un cross appunto da dietro e non è mai facile segnare. Non è mai facile segnare in generale, poi anche in questi modi è un po' sempre un po' più difficile. Poi è arrivata l'esultanza liberatoria sotto la curva. Sì, sono lì sotto la pioggia per 90 minuti a cantare, appunto i nostri tifosi li ammiriamo tutti, ci danno un grandissimo supporto anche perché dopo la sconfitta di 4-0 di Franciacorta era lì con noi, abbiamo fatto una figuraccia e segnare nel derby 2-1 al 90esimo sotto la pioggia che loro hanno cantato per 90 minuti mi è sembrato la cosa minore da fare, appunto. Adesso si va per i playoff, siete terzi da soli, però il Brusaporte è 2 punti avanti, quindi pensierino. Sì, noi andiamo a far meglio, te l'ho detto, andiamo a vincere tutte le quattro partite che ci restano per rimanere lì davanti. Poi se faranno dei passi falsi oppure non so cosa capiterà mai, noi ci crediamo per arrivare più in alto possibile. Quindi per noi non c'è appunto nessun secondo, terzo, quarto posto. Noi vogliamo vincere tutte per arrivare più in alto possibile. A proposito di playoff, è una battuta off topic, diciamo così. Quando sei andato via da Voghera, ti aspettavi che i tuoi compagni sarebbero riusciti a centrare i playoff su una giornata Assoluta, sì, d'anticipo? assolutamente sì, anche perché è una squadra molto molto forte per l'eccellenza, quindi ero sicuro che centrassero i playoff proprio senza alcun dubbio.